lo vedo negli occhi che farebbe la mia stessa cosa, ma d'altra parte chi resisterebbe davanti ad un corpo di donna? Un piccolo, piccolissimo corpo, con piccoli seni, grandi occhi, piccole spalle, mani agili, un corpo candido, vergine, come quello della Santa Maria, no? Chi resisterebbe davanti a un corpo di bambina? È indubbio che in ogni caso pagherò a caro prezzo l'incarico. Lo sapevo anche prima di accettarlo, quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Ricordi le speranze mai realizzate di fare politica per un paese e non per i partiti? Ecco, io a 40 anni di colpo ho fatto politica in nome di uno Stato e non per un partito. Ma gli amici, quelli veri, quelli che quando hai bisogno di un favore te li trovi, beh, quindi quelli sono importanti nella vita. Io vedo che lei è una persona a posto, e per cui non me la sento di fare del male a lei, se prima non ne sono proprio sicuro. Alla presenza del grande architetto dell'universo, per la memoria e l'affetto dei miei più cari, sul mio onore e sulla mia coscienza, solennemente, giuro di non palesare per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria, di non professare principi che osteggino quelli propugnati dalla libera muratoria e fin da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare ai miei giuramenti, di sottopormi a tutte le pene che gli statuti dell'ordine minacciano, agli spergiuri, all'incessante rimorso della mia coscienza, all'esecrazione e al disprezzo di tutta l'umanità, a noi! Questo era il giuramento della propaganda 2. Da parte della Chiesa io questo proprio non me l'aspettavo. Ora, perché era già in prigione? Perché mio marito era già in prigione. E si preoccupava, ma io non sapevo niente di questa storia. Lo vedevo disperato, sapeva. Sapeva anche che sarebbe andato in prigione. Finché un giorno si è stancato e ha dettato a me e a mia figlia. Questo processo si chiama io. Ma lo io, ovvero istituto opere religiose, era il padrone del Banco Ambrosiano. Era l'azionista di maggioranza, possedeva il 16%. E questo è inutile che lo neghi, Papa. Dallo sguardo divino ed infernale, su versi così confusi, pregni e delitti, che ti si può dire pari al vino. Ma dimmi, vieni dal profondo cielo o sbuchi dall'abisso? Jenny dice anche che forse avrebbe fatto meglio a depositare il piano di nascita a Masiare, magari così gli avrebbero pagato i diritti d'autore. Denuncia. Lei mi denuncia. Faccia l'idiota, padre. Pensa benissimo. Bravi. Un conquistatore. Siamo lo Stato Vaticano, un'istituzione da 300 braccia e 400 occhi, un corpo solo imbattibile. Il potere di questa moneta non sta nel fatto che è qui nella mia mano, non sta nel fatto che è una moneta, non sta nel fatto che magari io ci potrei anche giocare, no? Rischiando di farla cadere da un momento all'altro come un funambolo senza rete, no? Il potere di questa moneta, lei la vede questa moneta? Ebbene, ora non la vede più. Lei sa benissimo questa moneta dove è, che il palmo della mia mano, io sto stringendo così forte da farlo sanguinare questo palmo, ma lei non la vede la moneta perché io ho origine. Che lei non la veda. Eccolo qua il potere. Angelus et Domini, ora et labora. Angelus et Domini, ora et labora. Angelus et Domini, ora et labora. Angelus et Domini, ora et labora.